Bene, buongiorno a tutti. Sono l'ingegner Carlo Tuzza di CSPPEA. Vanno avanti le interviste qui al SAIE. Ora ho qui accanto a me un nostro cliente ormai da diverso tempo, oltre che cliente anche amico. Ormai poi con i clienti e tra clienti e fornitori si stabilisce un rapporto di amicizia, di Certo. confidenza, di scambio di idee, eccetera, che comporta insomma una continua evoluzione. Prima di questa intervista c'è stato un convegno NAPEMS, che abbiamo sempre insomma ecco ripreso e metteremo nel nostro sito, e il tema era la validazione. Però nel tema dell'ingegneria civile la validazione è un po' un tema un po' tabù, quindi chi parla di validazione può entrare un po' con qualsiasi argomento. Allora, ci è venuto in mente appunto Marco, che ha avuto un'esperienza un po' particolare con il suo lavoro, che adesso ci andrà a spiegare. Ma prima magari di entrare nel vivo di questo argomento, se ci parli un po' della tua azienda, che cosa fai, come si è evoluta un po' la tua Nel azienda, cosa tempo. vedi anche insomma nel futuro, insomma. Sì, allora, innanzitutto ti ringrazio di avermi invitato. E noi siamo uno studio di progettazione strutturale, di ingegneria strutturale, attivo ormai purtroppo dal 93, quindi sono 30 anni, sono 30 anni che sono vecchio, sono ormai vecchio e vi conosco, cioè conosco Paolo e Luigi. Dal 2000, quindi sono ormai 25 anni, quando ci vedemmo a un congresso a Udine, quando si parlava, forse del 99, che si parlava di eurocodici, la prima volta che si parlava di eurocodici, che poi sono entrati in vigore nel 2010 le cogenti. Cioè io partecipai a questo convegno a Udine, mi ricordo che c'era Paolo che aveva ancora lo studio professionale, Sì, cioè loro non avevano ancora CSPPEA, erano uno studio avevano uno studio professionale. professionale, c'era. 2000 e No, nel 2000, secondo me 2000, era il sì. 99-2000, adesso quegli anni lì, facemmo questo, cioè facemmo, partecipavamo, c'era anche Migliorini tra l'altro, quindi tutto il gruppo che voi oggigiorno avete riallacciato, io lo vedo come un ritorno di una famiglia che ci eravamo visti a Udine, che uscivamo assieme la sera perché chiaramente là eravamo in trasferta e ci conoscevamo lì per la prima volta, quindi sono ormai 25 anni. E dopodiché loro aprirono dallo studio professionale, aprirono la società che commercializzarono Midas, e noi avevamo già il software MV, dopo abbiamo preso il software Midas, quindi abbiamo tutti e due i software che usiamo correntemente. Il nostro studio è uno studio abbastanza organizzato, formato nel tempo. Siamo una trentina, con una sede a Faenza, la sede di base a Faenza, e abbiamo anche una sede qui a Bologna, perché alla fine, prendendo tanti collaboratori che venivano dalla sede di Bologna, abbiamo avuto Direttamente, l'occasione invece che farli venire, di farle abbiamo venire su e giù da direttamente Bologna a lì. Faenza. Abbiamo aperto questa sede a Bologna e lo studio si caratterizza, ci tengo a dirlo perché si riallaccia al tema della passerella, diciamo, di questo progetto, diciamo, particolare. Si caratterizza per diciamo, la mia continua personale. La mia continua ricerca di innovazione, diciamo, di ricerca del limite, che uno è fatto così, per cui non è che lo cambi. Cioè, io cioè, ritengo che sia stimolante per me sempre cercare nuove sfide, e sappiamo quanto nell'ingegneria civile, perché prima abbiamo parlato di ingegneria meccanica anche con NAFEMS, però ingegneria civile è chiaro che fare dell'innovazione, io ho toccato con mano personalmente quanto possa essere difficile, nel senso che tu, cioè, visto che ci sono in gioco delle vite umane, ci sono in gioco dei soldi e le strutture devono essere dei prototipi funzionanti alla prima, fare Sì, per un dell'innovazione tempo in per un po' di avanti. tempo in avanti, come diceva anche Ruggero. l'ingegnere esatto Ruggero, fare dell'innovazione è sempre difficile, soprattutto per uno studio, tra virgolette, piccolo come il nostro, che non ha, tra l'altro, esperienza in grosse strutture, però io adesso ho avuto, diciamo, la sfrontatezza di Sì. addentrarmi in un ambiente inesplorato, ne ho pagato le conseguenze. Perché Dopo. normalmente voi che temi è No, noi cos'è facciamo di di tutto, tutto? nel senso della ristrutturazione dell'edificio storico, al cemento armato, all'acciaio, al legno, al tutto. Io particolarmente sono
appassionato di tennis perché mi laureai con Maiorieschi nel 91 su una tesi del Ponte di Messina, cosa, cioè, ricerca che ho continuato ad applicare sul ponte. Abbiamo fatto delle versioni, abbiamo proposto delle versioni innovative del ponte, ti ricordi, perché l'abbiamo fatto anche col vostro molto, molto software, molto suggestive. suggestive, le ho portate nei congressi. Poi dopo tra l'altro abbiamo validato, tra virgolette, il progetto attuale del Ponte di Messina, cercando di inserire con l'ultima tesi che abbiamo fatto con l'Università di Bologna, Happy perché Concept, collaboriamo con l'Università di Bologna, abbiamo proposto di inserire delle funi stabilizzanti, che però alla fine no, servono per limitare gli spostamenti orizzontali, però abbiamo visto che come effetto di flutter, di riduzione del disaccoppiamento delle frequenze, alla fine non sono così. C'è stata un po' la delusione dal punto di vista della ricerca, però appunto ci Però da mettiamo sempre in provare, sì, gioco, certo, esatto, ci mettiamo sempre in gioco, è il bisogna. bello della professione. Farlo nell'ingegneria civile ho notato che è particolarmente difficile, particolarmente rischioso. Dopodiché Questo per abbiamo arrivare a per questo arrivare a progetto parlare di questo progetto che aveva ambizioso, esposto. anticipo, Marco è uno di quei professionisti che ha subito una delle peggiori cose che possono succedere, no, in questo caso, Sì, cioè ha un crollo, sì. Sì, ha un è crollo durante esattamente in fase di di collaudo, collaudo. però ecco sì, insomma, Beh, il ecco. crollo è avvenuto in una fase di collaudo spinta al massimo livello, nel senso che parliamo di una passerella ciclopedonale in un'area non abitata dove ci passeranno 3-4 persone al giorno se A ci funghi, passano. vanno a funghi, ecco. Sì, o dei ciclisti, è una passerella ciclopedonale. È un percorso della vena del gesso, no, è un percorso importante, non è un percorso secondario, tant'è vero che io ho preso il progetto molto, molto, diciamo, me la sono preso molto a cuore, nel senso che l'avevo progettato anche dal punto di vista architettonico, cioè la forza, te sei un po' artista, per cui mi capisci, Dall'inizio proprio dall'inizio, dal concept, perché il sito era vincolato dalla paesaggistica, quindi non potevo fare una passerella strallata con un palo e gli stralli, dovevo ingentilirla. E gentilirla e fare una cosa il più possibile, tra virgolette, come se fosse sorta dalla natura. Quindi mi sono immaginato e l'ho eseguito, l'ho disegnato e poi l'abbiamo fatto, questo rametto, però è una passerella strallata, quindi ha i tiranti che vanno a finire sull'albero, però quest'albero ha due punte, perché è proprio un ramoscello molto leggero, molto slanciato per non essere pesante. E tutte queste cose hanno fatto sì che la struttura diventasse ipercomplicata, quindi alla fine è diventata, non dico ingovernabile, però l'abbiamo visto anche quando l'abbiamo ricostruito dopo il crollo, Difficile da che controllare è la difficile da fondamentale. controllare perché gli strali hanno tutti quanti una lunghezza diversa, sia quelli che vanno a finire a sostenere l'impalcato che quelli di dietro, i controstrali di bilanciamento. Sono tutti ancorati spazialmente in posizioni diverse. Quindi è stato difficile abbinare la costruzione con il tesaggio dei cavi, con la realizzazione, col montaggio. Cioè tutto ha dato una difficoltà. E alla fine è una struttura veramente, dicevo prima, con Ruggero, che verrà pubblicata in America sulla rivista Bridge Engineering and Design, che è una rivista che sponsorizza il congresso IAPS, viene pubblicata sul numero di novembre. Ha colpito, Ha insomma, colpito anche ecco. gli americani, è una struttura veramente innovativa, non è che, cioè, comunque io ne vedo di passerelle, cioè mi compro le riviste, cioè, lo so se è una struttura Effettivamente, innovativa. Questa è una struttura veramente innovativa e molto particolare. E alla fine, molto sfidante, e alla fine abbiamo allora, purtroppo complice, diciamo, il progetto complicato, diciamo, un po' un articolato. articolato. Poi, in fase di calcolo e di realizzazione, magari siete stati un po' con la mano leggera nel dimensionamento di alcuni profili. Sì. E terzo, mi pare problematico, adesso da quello che ho capito dalla tua esposizione, anche in opera,
Un errore in opera. Un errore in opera, vabbè, quello è un errore stupido in opera che potevamo risparmiarcelo tutti, nel senso che nessuno ha controllato la posizione di uno strallo, che Uno purtroppo, strallo, uno effettivamente. strallo di bilanciamento che purtroppo nella pianta passava proprio sopra i due alberi e quindi l'abbiamo agganciato all'albero. Ma più che quello comunque secondo me non avrebbe influito forse più di tanto, forse può darsi, ma non più di tanto, è che questo è importante magari per tutti quelli che si accingono a progettare il strutture d'acciaio. Devo dire che quando si tratta di una struttura di quando si tratta di strutture a cassone, quindi strutture chiuse, bisogna stare attenti perché l'instabilità delle lamiere è un problema che spesso nelle strutture normali d'acciaio non abbiamo e Ci che invece in sono questo caso abbiamo instabilità in avuto. muffamenti locali, allora Sì, bisogna tutto però pensare a sì. un rinforzo locale, Sì. fazzoletti, ritegni e come realizzare, perché poi uno lo pensa, lo disegna, però poi lo devi anche realizzare, quindi deve essere realizzabile, ci devi entrare dentro con la mano, con gli strumenti per riuscire. Però mentre in una struttura normale d'acciaio, dato che comunque le strutture d'acciaio hanno sempre delle problematiche diverse dal cemento armato perché sono sempre più comunque leggere e sempre più particolari rispetto al cemento armato, ce l'abbiamo anche meno nella manica noi come progettisti perché in genere università è un corso che si fa sempre di straforo, ma le strutture queste strutture chiuse a cassone sono molto particolari. E bisogna avere dell'esperienza nel trattarle. Adesso noi ce la siamo fatta sulla nostra pelle, ce l'abbiamo, però prima non ce l'avevamo. Allora, Non avevamo la sensibilità di per queste cose. assumere gli step, il progetto a causa di tre errori, diciamo, fondamentali in fase di collaudo, con un collaudo però pesante, 350 kg Sì, un quadrati collaudo di un spinto al massimo livello, spinto, certo, sì. è crollata, non si è fatto male nessuno, era una fase, insomma, appunto di collaudo. L'avete ricostruita in... Ah no, l'abbiamo una volta, vabbè, è crollata lo scorso anno a settembre e al 14 settembre è stata inaugurata in un Quindi anno, in un abbiamo anno fatto tutti i demolito, demolito ricostruito, riparato il progetto, aggiustato alcune riguardante il cose. progetto, rifatto e riappaltato tutto e di fatto ci abbiamo messo un po' di tempo nel definire i contratti perché io ho rifinanziato l'opera con i miei soldi personalmente. E non era una cosa scontata perché abbiamo dovuto rifare i contratti di un'opera pubblica pagata da un privato e è stata una cosa abbastanza difficile. C'è da dire che gli amministratori sono stati lungimiranti perché mi hanno dato fiducia nonostante il fallimento che avevo avuto nella prima volta, non era scontato che Non mi è dessero la scontato, non è possibilità di scontato. ricostruirla. Loro sono stati bravissimi, Sì. tanto di cappello a loro più che a noi che ci abbiamo messo del nostro a fare le cose fatte bene meglio stavolta, però loro sono stati veramente lungimiranti. Alla fine direi dal 2 di maggio che abbiamo appaltato l'opera alle carpenterie metalliche, quindi maggio, giugno, luglio, in 3 mesi sono stati fatti di nuovo i disegni d'officina, è stata fatta tutta la produzione d'officina, il montaggio, quindi praticamente abbiamo montato una passerella molto innovativa, molto sfidante, molto difficile da concepire, di fatto dall'inizio, diciamo in 3 mesi, proprio con i disegni, proprio dalla concezione dei disegni esecutivi, quindi non Sì, è. Carpenteria Metallica anche è stata molto brava, direi che. io credo che sia un caso raro, insomma, dove troviamo un professionista che parla di questi, perché sicuramente succedono queste cose, però non tutti poi lo usano come come un'esperienza da condividere. Uno dice, magari lo vede come un incidente che ha subito nella sua carriera e che lo tiene nascosto, un po' cerca di dimenticarlo perché di solito coincide anche con un periodo magari che può essere. Invece tu, insomma, hai preso questa cosa, insomma, con una filosofia giusta, perché succedono, non è che succede solo a lui, succedono anche magari non si Sì. raccontano, Beh, no? Sono come le notizie, no? comunque, E se lo sì. Beh, racconti sai che ci sono, se non lo racconti non ci sono. tieni presente che io, Poi. Carlo, ho come mio carattere, come ti dicevo all'inizio, ho questa ricerca non è che facciamo dell'innovazione tutti i giorni, però quando possiamo, quando io posso mettere un quid in più nella struttura, ce la metto. Quindi, come ricerco l'innovazione, sono conscio che posso Ci commettere possono degli essere, errori, sì. quindi quando commettiamo degli errori, Basta averli purtroppo. calcolati un Sì, attimo, adesso calcolati gli non lo errori. faremo più.
Almeno spero che abbiamo imparato. Per cui... Allora, per concludere, se qualcuno si è incuriosito e vorrà vedere questo benedetto ponte, non solo dal vero che si trova. A Borgo Rivola, che è sopra Riolo Terme, per andare, cioè tu vai sulla via Emilia a Castel Bolognese, poi tiri su per sulle colline verso Riolo Terme. Riolo Terme è una località termale. Tra Riolo Terme e Casa Lavassegno c'è questo borgo che si chiama Borgo Rivola sul fiume Senio. È una passerella di 42 metri, quindi non è proprio Sì, non è piccolissima. proprio Cioè, rimasta l'albero è, così no, un inosservata, albero è ecco. 25 metri di altezza, Ecco. cioè c'è una struttura abbastanza Sì. imponente, però è leggera, tutta storta, tutta particolare, cioè molto innovativa, molto molto E per bella. chi non può andarla a vedere di persona, nel nostro sito a breve ci sarà anche l'esposizione completa che hai fatto prima, che è completa di slide, Sì, è dove stata appunto pubblicata su Ingenio, sul portale di Ingenio, tutta la su Ingenio, vicenda. su Su Ingenio, Ingenio, ecco, tutta la se qualcuno la vicenda. vuole Qui vedere, trovate tutta la oppure ci vicenda scrive a descritta. noi o a lui, insomma, Sì. ecco, giusto per dare un'immagine di quello a cui abbiamo parlato fino adesso. Va bene, Marco, io ti Grazie, ringrazio, Carlo. chiudiamo qui l'intervista e alla prossima. Va bene? Grazie. 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 Sai, grazie.